Ora voglio soffermarmi su questo per esprimere che cos'è la mente universale. Che cos'è che vi fa dire io sono mente, se non la parola mente, posta come cardine dell'uomo o anche di uno spirito non incarnato, se si accetta che la parola mente esprima la dualità? È la parola mente che vi costringe a definirvi tali, è il concetto mente che vi costringe a definirvi tali, ma tutto ciò che è concetto, tutto ciò che in qualche modo sa di concetto, non è la realtà, ma sfiora la realtà, la semplifica, la riduce, l'anchilosa e per certi aspetti la distrugge. E non parlo della realtà assoluta, non parlo dell'essere, ma parlo del ciò che è. Che cos'è il ciò che è se non ciò che accade? E che cos'è ciò che accade se non ciò che fluisce? E che cos'è ciò che fluisce se non ciò che non può essere continuamente incasellato in un modo piuttosto che in un altro? Perché in questa maniera voi perdete la ricchezza di ciò che fluisce e di ciò che va. Semplificare o abolire i concetti non è possibile oltre certe soglie, però è possibile costringere meno la realtà che fluisce, ed allora ogni discorso sarebbe molto e molto meno pregno della vostra mente.